Giochi con la principessa. Ecco. Ecco. Oh. Oi. Ciao. Sto preparando i regali. Questo è per una mia amica e lo metto qui dentro. Ecco. Ehi, ciao! E voi? Noi stiamo preparando un pensierino da fare alla mamma per Natale. Ecco. Sì, vogliamo costruirle una bella ghirlanda. Guarda, abbiamo già iniziato. Oh, che bella! È davvero una bella idea. Però è un po' corta. Aggiungiamoci un altro po' di carta. Ecco, facciamo un'altra anella così. Prendiamo un pezzo di carta, ci mettiamo la colla e lo attacchiamo. Op! Guardate che bella. Si può fare tante cose. Ne aggiungiamo ancora un altro pezzo. Ecco. Ecco, così è perfetta. Guardate che bella. E ora facciamo il pacchetto. Siete pronte? Ecco qui, guarda che bello. Questo è perfetto. Ecco. E mettiamo la ghirlanda e la pallina. Ecco. Adesso è pronta. Fatto. Nascondiamolo sotto l'albero. E adesso non ditelo a nessuno, ma volevo aprire il mio regalo. Che dite? Beh, principessa, bisognerebbe aspettare Natale. Lo so, però dai, do solo un'occhiata a uno e poi basta. Guardo questo qui e poi lo richiudo subito. Ecco. Vediamo cosa c'è. Oh, un gioiello. Ma è una spilla troppo da grande. Io non ci gioco mica con queste. Principessa, cosa stai facendo? Lo sai che non si toccano i regali prima di Natale e che bisogna aspettare la vigilia e poi che viene Babbo Natale? Oh, lo so, ma questi sono i regali che stanno già sotto l'albero. Lo so, ma comunque non vanno toccati. Sì, però guarda, ho aperto questo e mi hanno regalato una spilla che è proprio da grandi. Io cosa ci faccio con questa spilla? Principessa, ma sei sicura che questo regalo sia per te? Qui c'è scritto mamma da papà. Per la mamma dal papà. Ecco, principessa, hai anche aperto il regalo sbagliato. Questo è per la mamma, non è per te. Per questo la spilla è da grande. Ecco. Ho fatto un errore, non avevo letto bene. Dobbiamo aspettare la notte di Natale per aprire i regali. È la regola. E poi chissà quante belle cose troveremo, se facciamo i bravi. Lo so, però... non resisto! Sono qui che guardo i regali, li peso, cerco di indovinare cosa c'è dentro. Non vedo l'ora che arrivi il giorno di Natale. E voi? Ciao! Oh. Ehi, ciao! Avete visto che bella la mia città? Qui c'è il castello, la strada... il parco, il bosco. È bellissima, principessa. Solo che non nevica mai.
Sì, tutti gli inverni aspettiamo la neve per giocare, ma non c'è. Beh, sarebbe bello in effetti avere un po' di neve. Sì, lo so, però non potete lamentarvi sempre. Io sto qui che cerco di giocare e divertirmi con voi. Sì, c'è anche da dire che la neve manca perché c'è il surriscaldamento globale. Dovremmo abbattere le emissioni di CO2. Io, per esempio, dovrei passare all'elettricità. Giusto, ma noi cosa possiamo fare? Principessa, ma ci sai spiegare come si fa la neve e com'è fatta? Certo, sono una vera esperta sulla neve. Guardate, questi sono i fiocchi di neve, quei visti da vicino. Guardate. Sono davvero belli. Hanno delle forme geometriche molto particolari. Guardate. Questa ha una, due, tre, quattro, cinque, sei punte. E ci sono anche altre dimensioni, più grandi, più piccole. Principessa, i fiocchi sono bellissimi, ma come facciamo a farli scendere? Come si fa? Io questo non lo so, non sono mica un mago, io. Non posso far nevicare. Per nevicare ci vuole una pioggia e una temperatura a 0 gradi. Esatto. E come facciamo? Certo! Usiamo i nostri fiocchi di neve! Ma sì! È un'ottima idea! Mettiamo i fiocchi dappertutto e sembrerà che è caduta la neve! Allora, questo lo mettiamo qua nel castello. Quest'altro lo mettiamo qui. E l'altro qui. Poi questi due piccolini pum pum, sull'albero. Oh, e questo per strada. Ecco qua. E qui. Oh, adesso ne mettiamo uno anche alle nostre costruzioni. Ecco qua. Questo grande e questo piccolo. Qua. Ecco qua. Perfetto. Buonasera, amici. Guardate cosa vi ho portato in regalo. Oh, oh, oh. Oh, ma questa è neve vera! Questa è fantastica! Oh. Adesso possiamo giocare tutti insieme e riempire la nostra città con la neve! Guardate! Oh! Che freddo! Adesso possiamo fare tutti i giochi invernali usando la nostra neve! Ciao! Eh sì, i regali quest'anno sono stati proprio belli! La sabbia magica è la mia preferita! Così possiamo costruire tante cose bellissime! Ma cosa? Allora, i biscotti li abbiamo già fatti. Ciao! Sono qui con Tolò che stiamo decidendo come usare la nostra sabbia magica. Sì, è il nuovo regalo di Natale.
Allora, potremmo fare un bellissimo castello per la principessa. Principessa, hai sentito? C'è qualcuno che sta piangendo. Chissà chi è. Oh, è il signor Pupazzo di Neve. Chissà cosa gli è successo. Oh, sono tanto triste perché non ho nessuno con cui giocare. No. Oh, ma ci siamo qui noi. Oh, sì? Che bello, sono contento. Che giochiamo, che facciamo? Wow, wow. Principessa, potremmo fare un bel pupazzo di neve. Wow. Certo. Oh, questa è un'idea bellissima. Adesso costruiamo un bel pupazzo di neve con la nostra sabbia magica. Verrà benissimo. Oh, sì, che bello, grazie, che bello. Oh, non vedo l'ora. Ecco qua. Allora, prendiamo un bel po' di sabbia per fare una base solida. Ci deve far vedere però le sue forme, perché facciamo un bel ritratto. Ecco qui. Allora, è molto tondo in effetti. Allora prendiamo tanti pezzi per fare una bella palla. Ecco, così. E la stringiamo forte. Oh, questa è la nostra base. E adesso facciamo il corpo. Ecco, così. Una palla un po' più piccola. E la mettiamo sopra. Oh, perfetto. E adesso si deve girare dall'altra parte. Oh, perfetto. E ora facciamo la testa. Ecco. Oh, non sta su. Non è abbastanza resistente. Non c'è problema, principessa. Oh, aspetta! Forse ho trovato! Mia mamma ha comprato della plastilina bianca, che è perfetta per fare un bel pupazzo di neve. Adesso vi faccio vedere e poi mi direte se non è perfetta. Oh, guarda! Guardate che bella! Sembra proprio della bella neve fresca. Ecco! Oh! Guardate qui se non è perfetta. Ecco! E adesso facciamo un altro pezzo. Ecco qui. Ci basta questa. Così schiacciamo bene. Guardate. E la mettiamo sopra. Questo sì che è un pupazzo di neve. E ora facciamo la testa. Ecco qui. Guardate. Perfetta! Questo sì che è un pupazzo! Oh, guarda, che bello! Ora facciamo le braccia. Così. Op! Oppa! I piedi! Uno, due. Ma manca qualcosa. Gli occhi e il naso. È perfetto! Hai visto? Questo sì che è un pupazzo di neve. Oh, che bello, principessa. È davvero bellissimo. Grazie. È proprio
più bello. Ma come lo chiamiamo? Potremmo... Oh, ho un'idea. Lo chiamiamo... Mister Carota! Oh, che bel nome simpatico! Mi piace, sì, mi piace molto! Grazie, principessa, questo è il regalo più bello che potevi farmi! Ma è stato un vero piacere per noi! Ma perché? Adesso non facciamo una bella festa? Sì! A questo proposito, principessa, ho un bel regalo anch'io per te. I coriandoli! Grazie! Bellissimi! Ciao, amici! Sveglia! Bisogna svegliarsi! È ora di andare all'asilo! Oh! Ciao! Qui Maya non vuole svegliarsi. Oggi bisogna andare all'asilo ed è già tardi. Come facciamo? Non c'ho voglia, voglio stare a casa a dormire. Non voglio alzarmi. Ai ai ai. Guarda che qui il sole è già alto, eh. Dobbiamo uscire, altrimenti facciamo tardi e ci sgridano. Svegliati. Possiamo provare a convincerla dicendole cosa si fa all'asilo, principessa? Hai ragione, Tolò. Adesso ci proviamo. Maya, Tolò mi diceva di dirti tutte le cose belle che possiamo fare all'asilo. Correre, saltare, andare sui giochi, nascondino. Nascondino? È bellissimo, uno dei miei giochi preferiti. Ma non solo quello. Si può giocare a prendere il tè, si possono fare disegni, si possono fare i giochi sulle macchine, tantissime cose. Dai, andiamo! Sì, che bello! Allora, forza, sono pronta, andiamo! Eccoci qua, guarda che bella la nostra scuola! Qui c'è una nostra amica che fa i disegni. Potremmo metterci anche noi. Ah, sì, disegni! Disegniamo una bella casetta. Eccoci qua. Allora, facciamo una casetta e adesso ne facciamo un'altra. Ecco, guarda là, guarda che bel camion. Ah sì, questo è il nostro camion per giocare. Ti lascio il mio posto perché adesso toccava a me. Oh, grazie, che bello. Pista, fatevi largo. È bellissimo! E adesso cosa facciamo? Perché non prendiamo il tè tutti insieme? Buono questo tè! È buona anche la torta! Delizioso! E ora perché non giochiamo a nascondino? Io sono pronta, e voi? Allora, adesso io conto e voi vi nascondete. Pronti? 1, 2, 3. Dove saranno andati? Qui non ci sono. Aspetta, forse ho un'idea. Aha! Ti ho trovato, Tolò. Vieni fuori. Ecco. E adesso dobbiamo trovare Maya. Principessa, secondo me sta qua dietro. Aspetta, adesso provo ad annusare. Certo, adesso vediamo. Maya, vieni fuori. Ti abbiamo trovata. Ah, principessa, che bello. Sono davvero contenta di essere venuta a giocare oggi all'asilo. Davvero grazie. Se vuoi ci torniamo anche domani. Allora siete pronti? Andiamo a fare un altro gioco? Ciao! Vi è piaciuta la puntata? Potete seguirci sui nostri canali, dove potrete trovare tanti giochi, divertenti storie e disegni e canzoni. Se volete, ci trovate cliccando qui. Ci vediamo presto, amici!